Vabbè, insomma, andiamo al prossimo ospite? Sì, magari. Andiamo al prossimo ospite con il quale continueremo quella che è diventata una nuova nostra passione, che è quella del cinema internazionale. Assolutamente, poi ci facciamo sempre aiutare dalla mitica Raffaella Spizzichino? Spizzichino, ed è bella Qualche questa volta me cosa la perché, presenterai. ma magari, Perché? Ne sento parlare ogni martedì. non solo, ma io tra l'altro mi prenoto sempre per accreditarmi come giornalista in questi festival meravigliosi, dove tra l'altro si fanno sempre in lingua originale con i sottotitoli in italiano, per cui hai anche questa melodia della lingua originale e ovviamente non posso mai andare, sono qui con te a fare il programma, quindi sentiti in colpa su Ma questa non so quante cosa. responsabilità mi volete attribuire quest'oggi. Possiamo Scherzo. intanto iniziare forse a sentire la voce di Federico Sartori. Federico, ci senti? Io vi sento perfettamente. Anche Ma non lo noi ti vediamo. sentiamo, ma non ti vediamo ancora. Infatti, stavo cercando di capire che succede con la telecamera, ma non credo che si dipenda da me. Non credo che dipenda da me, purtroppo. Perché io vi vedo Sicuro? verdi, tutto Ma verde lascia stare come vedi noi, tu la tua cam ce l'hai accesa perché poi si sistema appena accendi vedo. la tua. È accesa. È accesa. Allora, possiamo anche provare una cosa bellissima che secondo me funziona sempre. Chiudiamo, richiamiamo e magari si resetta tutto. Io risolvo i problemi così. Spegni Chiudi, e richiama, spegni e riaccendi. riaccendi, È funziona sempre. classico, È un grande benissimo. un evergreen, Spengo per capito? primo io, vai. Ok, Vai. a fra poco. Nel frattempo noi ci dedichiamo un altro brano. Arriva Ed Sheeran su Radio In e questa è la sua Don't. Vediamo come funziona questo. Lo spegni e riaccendi per me è un must. Spegni e riaccendi. La citiamo sempre questa cosa e c'è un film che è stato dedicato a questo con Lo spegni e Van riaccendi? Diesel, mi pare. Sì, lui rimane intrappolato in un grattacielo di New York e nulla, spegne e riaccende Il grattacielo. Come si determinate spegne un attrezzature, grattacielo? dei quadri elettrici. Giganteschi, cioè là devi andare con 50 uomini solo per spegnere. È partito il treno, Ryuki. Non sappiamo dove arriverà, se si fermerà, ma comunque. Sai che poi ci sono quei momenti in cui ti vengono Che in ti mente. manco il martedì. Sì, tu hai detto non si sa dove si fermerà, e a me ad un certo punto sono venuti in mente la mia Sperandeo. Con quei mitici brani Sì, di qualche decennio fa, belli, grandi, grandi. e c'era la fermata però tu non eri palermitano in quegli anni, probabilmente. Aspetta, proviamo a sentire Federico Sartori, e quello ce l'avevamo anche prima. Federico, continuiamo a sentirci? Ah, ti Io vediamo mi vedo anche! finalmente. Visto? Visto che Ah. la mia tecnica dello spegni e riaccendi è Oh no, infallibile? geniale, geniale, geniale. Grazie. Ciao Federico, ben arrivato. Grazie per l'invito intanto. Fra 2 minuti ti avviso che ti ripresenteremo da capo perché in questo momento siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, ma i nostri ascoltatori radiofonici stanno ascoltando la musica. Quindi nel Ok. frattempo. No, voglio dire, quando poi ci siamo sentiti ieri con Federico, mi ha detto, perché ci siamo sentiti tramite appunto Raffaella, mi ha passato il contatto, mi fa, ma guarda che io sono passato a Palermo nella tua No! scuola e dovevamo organizzare qualcosa, Federico, Non io l'hai ti chiedo ricevuto, scusa direttore? pubblicamente, come non ti ho ricevuto? Assolutamente, No, io no, mi ha ho ricevuto, mi ha fatto anche il caffè, gentilissimo proprio. Il problema è che si è dimenticata di questa cosa. No, ma è Sì. stato proprio prima del Covid. Avevamo già Roger Noir, la Esatto. sede tutta pronta, e Sì. è stato il giorno proprio 8 marzo che Ah, si è ok, chiuso quindi proprio tutto. all'inizio del primo Sì. mega lockdown. Sì, Sì, esatto. ma adesso c'è modo ricordo per bene, ho detto la recuperare? vecchiaia che avanza, la mia. No, ma che Sì, giusto. No, c'entra? no, è Ci così, sono Federico. successe di tutti i colori. Ma c'è modo poi per. Ci sarà modo per recuperare nel prossimo futuro? Beh, penso proprio di Organizziamo sì, qualcos'altro? assolutamente. To Beh, sì. toccherai Messina con il tuo festival. Messina l'abbiamo fatta, Ah, ok. ma Palermo no, quindi prima o poi ci Organizziamo. rimetteremo a lavorare. Beh, troverai quei luoghi cambiati meglio, ovviamente. I cantieri si sono arricchiti di nuove installazioni, di nuovi partner, per cui assolutamente troverai La un. Zisa, vero? Esatto, i cantieri Sì. culturali della Zisa, bravo. Torniamo anche in radio, che nel frattempo è finito il brano.
E questo era Ed Sheeran, adesso lo possiamo dire, la tecnica infallibile dello spegni e riaccendi ha funzionato, quindi lo vediamo, lo sentiamo, diamo ufficialmente il benvenuto su Radio INA, Federico Sartori. Un saluto a tutti, eccomi qua. Eccolo, Federico è uno dei due direttori del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, l'altro, vogliamo ricordarlo, è Iris Martín Peralta. E quindi è tutto pronto, Federico, ci piace molto. Per me è una goduria da giornalista anticipare gli eventi e raccontarli in anteprima nel nostro format. È tutto pronto per questa quindicesima edizione? Sì, a Roma, A Roma. perché sì, come dicevo prima, abbiamo già iniziato la nostra attività a luglio nel sud Italia con Campobasso, con Messina, come dicevi bene, e Napoli. Abbiamo portato Vittoria Abril a Napoli, ai quartieri spagnoli, questo in un'arena estiva che abbiamo allestito apposta ai quartieri. E sì, Roma è praticamente, mancano pochi giorni e siamo felicissimi perché partiamo con un'anteprima internazionale. Quindi neanche italiana, internazionale, di un film spagnolo che in questo momento è in sala in Spagna, quindi è proprio freschissimo. E il regista è quello di La Isla Mínima, non so se avete Sì. ricordo di questo film qua che è uscito anni fa, un thriller, e lo stesso regista quindi torna con l'attore di Casa de Papel, Rio, il ragazzo che faceva Rio. Quindi diciamo è un cast anche un po', diciamo, furbacchione, perché Che è fa poi uno degli prezzo. attori più belli della serie della Casa di Sì, Carta. infatti anche in questo film fa il carcerato, però è un carcerato fighissimo sempre, incredibile. Però Nella insomma gioia delle femminucce. è un gran film anche Sì, questo, sì. quindi partiamo subito forte con questo. Parlavamo di attirare i giovani al Beh. cinema, anche questi sono degli escamotage per Sì. riuscire ad acchiappare Sì. un pubblico che è stato fidelizzato magari sulle piattaforme e che poi può Sì. essere così attirato anche in sala. Perfetto, È ecco. vero. Eliana, permettimi di dire che quando si lavora a un festival si lavora già forse con un anno d'anticipo, ma avete messo dentro tanta roba. Oltre alle anteprime c'è una novità assoluta che è il premio Il Cinema, ma soprattutto c'è l'omaggio al cinema della movida spagnola madrilegna con l'esordio di Almodóvar. Lì ovviamente viene consacrato un gigante del cinema mondiale. Sì, no, giustamente dici bene. Noi lavoriamo al Cinema Farnese di Roma, che quest'anno, che era una famosa monosala storica, e quest'anno ha fatto dei lavori, ha creato quindi una seconda sala. Ora, a parte il panico perché non si sapeva se avrebbe riaperto adesso, l'abbiamo saputo 10 giorni fa che riapriva, quindi abbiamo lavorato un po' così, un po' alla cieca, però abbiamo avuto bisogno di raddoppiare quindi anche il programma. E abbiamo quindi avuto la fortuna, insomma, di sbizzarrirci. Un evento importante sarà un omaggio alla Movida, ovvero quel periodo che si va tra i finali anni 70 e gli anni 80, in cui si passa alla democrazia in Spagna. Noi ricordiamo che nel 75-76 muore Franco, il dittatore Il che, dittatore. sì, che aveva censurato, parlando del cinema, aveva completamente aperto un muro sulla censura. Crolla questa censura e nascono film assurdi come quello di Almodóvar, che è l'opera prima, dove vediamo delle scene che oggi sarebbero censurate. Ci sono delle scene così pazze, così assurde di ragazze che una che si piscia in faccia all'altra, realmente. Sì, no, l'esordio parla proprio di quella fase di totale libertà espressiva e è un Senti, film di questi, lo vedremo, infatti. oltre a quel geniaccio di Almodóvar, fate un omaggio a 60 anni di El Angel Exterminator di Buñuel. Aspetta, Ti possiamo posso fare una correggere la cosa? pronuncia? Ti stavo chiedendo, Dai, Federico, lo puoi devi, pronunciare tu per fortuna, ti prego. sorry. Ángel Exterminador. No, aspetta, Una non l'ho ripeti. indovinata. Cioè, lei ha fatto un mix tra francese e credo. Com'è che era, Fede? Vai. Com'è? Ripetila. El Ángel Exterminador. Angel. Vai, riprova. No. Allora, andiamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In solo per fare 2 minuti di ripasso. Dai, Sì, la senti? quota è una G che suona H. El Ángel Exterminador. Beh, questo è un Allora, capolavoro. Un ti do capolavoro. un'altra soluzione. Sono Mandiamo la 60 anni. pubblicità ai 60 No, anni. no, il film. Ah, mi hai preso un colpo. Ho detto, ma da quando? L'origine della giornata. Ragazzi,
Sì, se volete c'è la pubblicità, rimettiamo in ordine un po' le idee. Com'era, El? No, vai Ah, tu. no, no, io mi prendo una. Eri Prendiamo un tu ti sei caffè, dai. lanciato. Federico, torniamo tra pochissimo. Aspetta, ci abbiamo la pubblicità e torniamo Poi subito da facciamo te qui vedere su il Radio video. In e facciamo vedere anche il video. Esattamente, si riparte da lì. Federico, meglio degli spot pubblicitari noi qui? No, io vi sto Siamo ascoltando. Sandra e Raimondo noi. Volevo ripetere con voi Dai, l'Angel Exterminador, non mi sentivate? El Angel Exterminador, vai, Scinardo, No, non mi dai, lasciare basta. da. È che lui è il direttore, capito? Quindi ogni tanto è, però No, devi poi. dirlo bene, se no non parte il festival. De devi dirlo bene, se no non parte il festival, l'ha detto l'ospite. Vi supplico, possiamo andare avanti? Abbiamo un video da Ok, vedere. abbiamo un video da vedere, cos'è il Sì, ce video? l'ha mandato ieri Federico. Credo che tu lo abbia montato proprio per noi in extremis, no, Federico? Cioè, è una cosa Abbiamo molto. preso il Esatto. trailer proprio del film che parlavamo, non ho detto il titolo, è Modello 77 perché si ambienta nell'anno 77 nella famoso carcere chiamato Modello di Barcellona ed è il film che sta adesso in sala in Spagna che abbiamo il piacere e l'onore di avere in anteprima assoluta internazionale, fuori dalla Spagna non si è più ancora visto e Fantastico. proprio il 6 di ottobre al Farnese come inaugurazione nostra. Quindi questo è il film, questo è il trailer che abbiamo, diciamo, in esclusiva. È ancora il trailer spagnolo, anche se la distribuzione italiana già ci sta lavorando. E guardiamolo insieme allora. Ok. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Eso no se pregunta. Tarde o temprano vas a estar igual que ella. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. ¡Arriba, Núñez! Hemos formado la coordinadora de presos en lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes al sindicato ese. Quiero salir de aquí. ¿Qué quiere? Un motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños. ¡Amnistía! ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero, nosotros también. Yo te creo. Nada va a cambiar. Vamos a fugarnos. Os encierro ahí fuera, hijos de puta. Io lo voglio andare a vedere. Ma io, Federico, non ho capito se Una parola, quello Miguel neanch'io perché era tutto in sarà con spagnolo. voi alla presentazione del film, alias Rio. Guarda, no, Miguel Herrán doveva venire, ma è giovedì e lui sta lavorando un sacco a ogni serie possibile, quindi troppo. O facevamo l'inaugurazione o veniva lui a fine settimana. E nelle due case avrei scelto il fine settimana, chiaramente, ma l'abbiamo scoperto tardi. Verrà il regista, però. Sì. Il regista che è molto anche lui, molto, diciamo, è un personaggio molto importante e famoso in Spagna nel cinema spagnolo contemporaneo. Quindi, comunque, felicissimi che Certo, venga qui. spostiamoci anche alla radio nel frattempo. Come? Abbiamo ascoltato Max Pezzali con Lo Strano Percorso e nel frattempo, mentre eravamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, insieme a Federico Sartori, direttore del Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano, abbiamo avuto l'opportunità di vedere il trailer di un film. Ora qualcuno, io immagino qualcuno che ci stava seguendo o ha cambiato all'improvviso e iniziato a sentire gente che parlava in spagnolo e diceva che è successo a Radio In, una nuova dominazione in Sicilia, sono tornati, Una no, nuova hai colonizzazione. capito, sono tornati gli spagnoli, no, abbiamo
abbiamo mandato in anteprima questo trailer di un film che in questo momento è in sala in Spagna, che ancora in Italia non è uscito, ma che sarà presentato proprio all'interno di questa 15ª edizione del festival, in anteprima nella tappa romana del festival. Era Modelos 77, una cosa del genere. Brava. No, lei di che lei ce la pronuncia, lei ce l'ha proprio la pronuncia. Non lo so, Federico. Cioè, ormai me ne sono fatto una ragione. Probabilmente un giorno diventerà un modello 77, semplicemente in una traduzione, che poi non è mai dato così per scontato che le traduzioni siano letterali in un titolo di un film da una lingua. No, infatti all'altra. È un problema, in questo caso sarà un problema. Perché? Perché a livello internazionale sarebbe proprio Prison 77. Okay. E quindi in Italia vogliono chiamarlo Prigione 77, che come si dice a Roma non si può sentire. Bravo, non suona bravo. Bene. Non suona bene. Prigione 77 è proprio brutto. Infatti al momento stanno lasciando il titolo in spagnolo sul nostro suggerimento, perché stanno capendo come lanciarlo in Italia, perché Prigione 77 non è proprio assolutamente buono. Sono d'accordo, ma poi Federico ci raccontava anche, ovviamente io la preferisco, la presenza del regista in sala, che comunque dà grande valore aggiunto all'evento, e soprattutto poi sono certo scatena anche un dibattito nel dopo film, che sono proprio i momenti per i cinefili i più intensi, i più belli. Che è il cuore del nostro festival, come di tutti i festival, diciamo, che si rispettino. Infatti abbiamo come 12-13 ospiti nell'arco della settimana. Ma... e sono praticamente tutti sceneggiatori o registi e produttori. Bellissimo. Quindi sarebbe bello vedervi a Roma. Mi prenderei proprio un volo, Federico. Capisco che ormai il mondo in presenza è il mondo che vogliamo tornare a vivere, ma non è che per caso qualcuno di questi appuntamenti sarà mandato anche in streaming? No, per il momento no, è stata un po' una scelta anche un po' di campo, non so se... No, ci sta tutta, infatti. Se azzeccata, però noi durante la pandemia abbiamo deciso di mantenere situazioni sempre in presenza nell'aspetto di ogni norma, ma non di entrare nelle... Ma registrerei, cioè nel senso l'evento live è quello, poi registro il materiale, rimane lì d'archivio, casomai uno può fare un qualcosa in una fase successiva. Lo portiamo a Palermo, guarda, ecco. Piuttosto mi ingegno un modo per avere una rassegna a Palermo. Il luogo già sappiamo quale dovrebbe essere, decisamente essere i cantieri. Nel Cinema De Zeta, che comunque è una sala che si presta molto bene per questo tipo di rassegne. Facciamo mettere una buona parola al direttore Scinardo, che ha la sua autorevolezza. Ovviamente soprattutto le masterclass le fai da noi, Federico. Ovviamente non si esce dal quartiere. No? Abbiamo altre richieste? No. È quasi intimidatoria la cosa, le masterclass. Io dico sì a tutto ormai. Queste sono imposizioni. Imposizioni di cuore, imposizioni d'affetto. Ma guarda che i registi preferiscono incontrare degli studenti, e poi se sono studenti di una scuola di cinema il cerchio comunque si chiude. Giusto, Federico? No, per forza. No, ma è anche vero. Vorrei aggiungere magari un titolo latinoamericano, perché abbiamo parlato solo di cinema spagnolo, ma il festival è per metà anche latinoamericano. E tra le anteprime abbiamo un altro film che uscirà invece, questo sì, il 20 ottobre, quindi in anteprima al festival nostro, che si chiama Utama. È un film boliviano che sta sbancando a livello internazionale, ha appena vinto il premio della giuria al Sundance, per dirvene uno. Che significa Utama? Utama è una parola quechua. Ok. E parla della siccità, parla di due anziani che vivono in questa terra sperduta, dove non piove più da un bel po', dove molti del loro, diciamo, gruppo, comunità quechua, sono costretti ad andarsene in città. Quindi per Ivan, e credo anche per te che sei una cinefila, ricorda un po' Dersu Uzala di Kurosawa. Kurosawa. E quindi arriva finalmente il ragazzino, che è il loro nipote, per cercare di convincerli. E lì c'è il dilemma, che fare? Aspettare che arrivino le piogge o snaturarsi, andare in città, in qualche maniera morire? Quindi il film è incredibile, perché ha dei paesaggi, è una storia semplice, ma raccontata con le facce di questi personaggi che sono non attori. E questo è un altro film importante che abbiamo. Okay. Con il regista che viene apposta dalla Bolivia il martedì 11, quindi niente, insomma, sono vari appuntamenti ogni giorno
che insomma costellano un po' questa edizione raddoppiata in qualche maniera. Che questa è la fortuna che qualunque organizzatore vorrebbe ritrovarsi, di dover fare meno selezione e poter aggiungere materiale, poter arricchire. Abbiamo detto un caso un po' ecco, è stato un po' anche un caso con la doppia sala, con l'opportunità di fare più proiezioni. È una bellissima 15ª edizione e noi ovviamente siamo stati molto felici questa mattina, Federico, di avere avuto l'opportunità di parlarne insieme qui in diretta. Ma grazie a voi, perché siete bravissimi e soprattutto a parlare in spagnolo. Tutti abbiamo studiato l'inglese, abbiamo studiato il francese, lo spagnolo no, e non abbiamo capito nulla. Dobbiamo amo recuperare. Amo spagnolo, amo la fiction spagnola. Vabbè, dai. Vedi, abbiamo tempo per recuperare. Per la 16ª edizione ci concentreremo sulle pronunce. Esatto. Ok. Grazie Federico Sartori, buona giornata. Ciao Federico, è stato bello ritrovarti davvero. Ciao. Abbiamo tutte le news.